10 luoghi più assurdi dove le persone vivono davvero. Cosa fareste se vi offrissero la possibilità di vivere nel cielo? Probabilmente direste che è impossibile, ma soltanto perché non avete ancora visto il nostro video sui luoghi più assurdi dove alcune persone hanno deciso di abitare, da un villaggio sotterraneo a un tempio tra le nuvole. Amazing! Woohoo! Numero 10. Tempio sospeso. Se soffrite di vertigini, probabilmente questo è l'ultimo posto al mondo che scegliereste per stabilire la vostra dimora. La possibilità che la casa sprofondi nel vuoto dopo una frana o che una passeggiata da ubriachi si trasformi in un dramma è troppo alta per metterci a nostro agio. Ma dobbiamo ammettere che il panorama a 50 metri di altitudine non ha niente a che vedere con le migliori terrazze dei grattacieli più alti dei paesi sviluppati. Il tempio sospeso di Hangshan si trova nella provincia cinese di Shaanxi ed è stato costruito nel 491 a.C. Al suo interno ci sono 40 stanze collegate da una serie di cunicoli labirintici che dovreste imparare a memoria se non volete rischiare di ritrovarvi sospesi nel vuoto. Per più di 1000 anni il tempio è rimasto l'unica struttura al mondo dedicata al culto di 3 religioni insieme, ovvero buddismo, taoismo e confucianesimo. Ancora oggi le 3 dottrine sono osservate in armonia dagli abitanti del tempio. Numero 9. Casa del Penedo. Se avete mai visto il cartone anni 60 sui Flintstones, la famiglia preistorica, probabilmente riconoscerete questo edificio a colpo d'occhio. Quella che state vedendo è la casa in cui Fred, Vilma e la loro prole hanno vissuto prima dell'avvento degli storici, o meglio una ricostruzione piuttosto fedele e realistica. La casa del Penedo è una dimora rocciosa che si trova nel nord del Portogallo. La casa di pietra contiene altri materiali come legno per la porta, mattoni per il camino e vetri per le finestre, ma deve il suo nome al fatto che è stata costruita in una roccia. Il suo inventore è un ingegnere portoghese di Guimarães che l'ha realizzata nel 1972. Non è collegata all'elettricità e il divano consiste nel tronco di un albero di eucalipto. Ma cosa vi aspettavate da una casa modellata su immagine e somiglianza dei giacigli dell'età della pietra? Numero 8. Città sotterranea. A tutti piace fantasticare su una vita immaginaria in un paese tropicale. Molto spesso l'unico ostacolo che riesce a fermarci quando vogliamo comprare un biglietto di sola andata è l'idea del caldo infernale e delle inevitabili ustioni che subiremmo. Se anche voi vi ritrovate in queste condizioni, sarete felici di sapere che in Tunisia sono riusciti a risolvere il problema. Benvenuti a Matmata, un insediamento desertico famoso per il suo approccio creativo nella realizzazione di appartamenti abitabili nonostante il caldo tunisino. Da lontano sembra di essere di fronte ad un dipinto, ma quella che state osservando è una schiera di grotte abitate. Il suo aspetto inusuale attira ogni anno artisti e registi, tanto che la città sotterranea è stata utilizzata anche nella saga di Guerre Stellari e nello specifico come casa di Luke Skywalker. Questa zona della Tunisia è conosciuta per le sue temperature roventi, quindi gli architetti locali hanno deciso di trasferire la popolazione sottoterra per ripararla dal lava e dai raggi bollenti del sole. Numero 7. Villa Girasole. Se vi sembra di non avere mai abbastanza luce naturale in casa, abbiamo la soluzione che fa per voi. Nel 1929 l'architetto Angelo Invernizzi ha realizzato il progetto di Villa Girasole, una struttura che ruota proprio come la corolla dell'omonimo fiore per seguire i movimenti del sole. Pensate all'attrazione delle tazzine del cappellaio matto a Disneyland. Rallentate drasticamente la corsa e avrete come risultato un capolavoro dell'architettura italiana. All'epoca i benefici della luce solare sulla salute umana erano già noti e Invernizzi pensò bene di sfruttare le sue conoscenze tecnologiche per sfruttare l'azione dei raggi in caduta libera sulla proprietà. Nella casa rotante, che sorge in provincia di Verona, ogni stanza della casa riceve una quantità sufficiente di luce durante il giorno e di conseguenza ciascun ospite può assorbire le dosi necessarie di vitamina D. A che servono le lampadine quando si può avere una sfilza di giornate senza ombra? Numero 6. Pregiama Castle. Se tra di voi esistono principi o principesse, magari avrete vissuto in un castello sfarzoso. Siamo sicuri però che nessuno di voi ha mai abitato in un castello costruito in una grotta.
Costruito nell'undicesimo secolo all'interno di una roccia voluminosa, il castello di Prejana oggi è una delle attrazioni più gettonate della Slovenia. Ma 100 anni fa era una fortezza impenetrabile, nata per proteggere la nobiltà locale. Il castello si trova al centro di numerose leggende. Probabilmente la più conosciuta è quella che racconta la versione slovena della storia di Robin Hood. Nel XV secolo, un cavaliere chiamato Erasem si guadagnò il favore del popolo rubando ai ricchi per donare ai poveri. La sua presenza era gradita ai cittadini locali, ma la situazione cambiò drasticamente quando derubò e uccise il maresciallo Pappenheim, parente dell'imperatore romanico Federico III. Non volendo affrontare l'ira del sovrano, il cavaliere si rifugiò nel castello già ritenuto inespugnabile. L'imperatore e le sue truppe assediarono la fortezza per 366 giorni, ma non riuscirono ad accedervi in nessun modo. Sembra che uno degli uomini di Erasem lo uccise passando dalla parte del sovrano. Ma il vero protagonista della leggenda rimane il castello nella roccia, che per più di un anno ha resistito agli attacchi di un'armata intera. Numero 5. Longyearbyen. Molte persone sbuffano infastidite quando i raggi del sole colpiscono la finestra della camera da letto segnando l'ora di alzarsi. Ma siete proprio sicuri che liberarsi dalla luce naturale sia una soluzione valida per non rovinarci il sonno? Nel villaggio di Longyearbyen, nelle isole Svalbard norvegesi, gli abitanti dicono addio al sole il 25 ottobre di ogni anno e si preparano a 4 mesi di buio completo. Il sole rifà capolino nell'insediamento più settentrionale del pianeta soltanto l'8 di marzo, che i residenti locali celebrano con una grande festa chiamata Solfestuka, che dura una settimana. Curiosamente, questo non è il particolare più strano di questa città. Gli abitanti di Longyearbyen non hanno il permesso di morire. Sembra una richiesta insensata, ma in realtà dipende dal fatto che le temperature gelide che caratterizzano il villaggio impediscono ai corpi senza vita di decomporsi. Più di 70 anni fa, il comune ha smesso di seppellire i morti sul territorio cittadino e ha emanato una legge, tuttora in vigore, che obbliga i residenti a trasferirsi altrove per morire. Se si verifica un decesso accidentale, il corpo del defunto viene immediatamente espulso dalla città. È un'usanza brutale, ma senza dubbio efficace per mantenere il decoro pubblico. Numero 4. Torre Scola. Torniamo in Italia per un altro luogo abitato davvero fuori dal comune. Oggi tendiamo a cercare pace e tranquillità nei paesini di periferia o magari nei bar poco frequentati. Ma sul finire del 1700 i nostri antenati hanno trovato la salvezza in una struttura curiosa chiamata Torre Scola. Chiamata in origine Torre di San Giovanni Battista, era un edificio militare che sorgeva in Liguria e sembrava emergere dal mare. I cittadini di Genova la costruirono nel 1606 per difendersi dagli invasori che attaccavano via acqua e vissero al suo interno fino al 1800, quando la guerra tra Napoleone e le forze inglesi distrusse quasi completamente la torre. Ormai era considerata un arrocco inutile e condannata alla demolizione, ma un ufficiale governativo decise di concederle una seconda possibilità come attrazione turistica. Da quel momento ha ospitato diversi soldati di vedetta sul mare, ma soprattutto migliaia di visitatori da ogni angolo del mondo. Numero 3. Bosuls. Non vogliamo parlare a sproposito perché non siamo scienziati né architetti, ma ci sembra scontato che costruire una città sul bordo di una voragine enorme è sempre una pessima idea. Detto questo, non spetta a noi deliberare su quello che i nostri vicini di casa possono o non possono fare. Per questo motivo, se i francesi vogliono vivere a strapiombo su una fossa inquietante e misteriosa, non possiamo che augurare loro il meglio che il mondo possa offrire, a parte una grande stabilità geologica. Il villaggio di Bosuls sorge sul limitare di una voragine profonda 400 metri. Non sappiamo come abbia fatto a non precipitare sul profondo del fosso, ma sappiamo che esiste da più di 1000 anni e che i suoi abitanti non sembrano intenzionati a levare le tende perché non credono che la situazione sia eccessivamente pericolosa. Oggi la città è considerata un'attrazione turistica molto popolare, dove i visitatori sono incoraggiati a sorseggiare un caffè affacciati sull'abisso. Numero 2. Fangjingshan. Torniamo a parlare della vita tra le nuvole con questo tempio che sorge su una montagna talmente alta da toccare il cielo. Gli abitanti della riserva di Fangjingshan, nella provincia cinese di Guizhou, non hanno bisogno di allontanarsi da casa per cercare lo sfondo perfetto per uno scatto mozzafiato. Ogni foto che ritrae il tempio sembra passata per le mani di un mago del Photoshop.
non è un posto adatto ai deboli di cuore o a chi soffre di vertigini, ma sembra che sia perfetta per le sessioni di meditazione. Secondo i buddhisti, questo luogo misterioso è propizio all'illuminazione mentale e i turisti sostengono che sia uno dei pochi siti al mondo in cui è possibile sperimentare la vera pace. Il prezzo da pagare è una salita di quasi 2500 metri, ma sembra che il panorama sia sufficiente a dimenticare per sempre la fatica. Numero 1. Huaxi. Dubai è conosciuta in tutto il mondo come un simbolo di ricchezza e influenza economica, ma nel cuore della Cina sorge una città che rispecchia, anzi sorpassa, persino le capitali arabe più prospere per quanto riguarda il numero di residenti benestanti. Nel villaggio di Huaxi, infatti, ogni cittadino è un milionario, senza nessuna eccezione. Nata come utopia comunista, dove i cittadini lavorano per il benessere esclusivo del governo locale e vengono ricompensati con una vita di agi, Huaxi è una delle città più strane ma piacevoli che esistano sul pianeta. I suoi 2.000 residenti possiedono ciascuno più di 1 milione di yuan, pari a 130.000 euro sul conto in banca. Quando una famiglia si trasferisce nel villaggio, riceve una macchina e una villa dal governo, che fornisce le quantità di cibo necessarie, un'ottima istruzione scolastica e un sistema sanitario competitivo. Gli abitanti lavorano in aziende statali e trascorrono il tempo libero guidando macchine di lusso, esplorando i dintorni in elicottero e visitando parchi divertimento a tema. Se decidono di lasciare il paese per qualsiasi motivo, sono costretti a restituire le loro ricchezze. Ma finora non sembra che il villaggio abbia contato molti disertori. Sembra proprio che gli umani possano sopravvivere in qualsiasi ambiente. Quale di questi insediamenti vi ha colpito di più? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.